oggi proprio per presentarvi uno dei miei cavalli di battaglia, uno dei dolci più riconosciuti della pasticceria tradizionale campana e della Costa d'Amalfi soprattutto. Quindi oggi, come vedete qui, ho portato i miei limoni, limoni IGP Costa d'Amalfi, limoni non trattati, e quindi iniziamo subito a fare un infuso con la panna, proprio per fare in modo che l'olio essenziale abbia il tempo di aromatizzare la panna fresca. E così questi limoni ci accompagneranno un po' per tutta la ricetta, proprio perché sia nella crema pasticcera, sia nella crema al limone e sia nella panna montata, per esaltare al massimo il sapore di questo prodotto, lo utilizziamo spesso. Allora, qui io, come vedete, ho fatto delle strisce sottilissime di limoni freschi. Andiamo a mettere subito dentro la panna. Questo è uno dei grandi segreti per evitare di utilizzare aromi chimici. Quindi lasciar in infusione la panna anche per un giorno e mezzo, è l'ideale per fare questo lavoro. La prima cosa da fare è quella di preparare questo infuso di panna, limone o con latte, proprio per dare profumo e sapore al nostro prodotto. Poi adesso prepariamo subito il pan di Spagna. Allora, qui come avete visto ho messo 3 uova intere, 2 turli. Aggiungiamo 90 g di zucchero. Buccia di limone e un po' di bacca di vaniglia. Voi sapete che la vaniglia Bourbon è quella nera, questa con i semini, quella originale. Questa arriva dal Madagascar. Adesso, come seconda preparazione, facciamo subito la crema al limone. Utilizziamo 100 g di turri d'uovo, che sono 5 turri. Allora, la crema al limone è molto semplice da fare, perché, come vi dico adesso, la ricetta è composta da 100 g di turro d'uovo con 100 g di zucchero. Quindi andiamo ad emulsionare questi due ingredienti, aggiungiamo del succo di limone, 100 g, e andiamo a cucinare questa crema a bagnomaria o in forno a microonde. Quindi questa crema deve raggiungere una temperatura di circa 80 gradi centigradi, non di più, altrimenti potrebbe impazzire, potrebbe strapparsi. E andiamo a preparare una crema al succo di limone che è adatta all'utilizzo in pasticceria, un po' per tutti i dolci al limone, per dare proprio un buon sapore di succo di limone. Anche qui naturalmente aggiungiamo una buccetta di limone dentro. Una volta che la crema arriva a 80 gradi, aggiungeremo 100 g di burro. Chiaramente la lasciamo prima raffreddare un po', aggiungiamo il burro, la lasciamo raffreddare. Allora, mentre la crema si cuoce, microonde, naturalmente noi usiamo il microonde. Nel frattempo vi ricordo che le uova devono montare circa 10-12 minuti, che le uova devono essere a una temperatura di circa 15-18 gradi. Perché le uova tolte dal frigo non riescono a montare bene, quindi abbiamo bisogno di un prodotto che sia stato fuori dal frigo almeno mezza giornata. Però poi con la temperatura ambiente è molto importante. Se lavoriamo in un ambiente abbastanza caldo, tiepido, diciamo che l'uovo incorpora aria, quindi nel montare, quindi c'è anche calore, no? Allora, qui per il pan di Spagna abbiamo la farina, la fecola. Io aggiungo la fecola di patate nel pan di Spagna per ridurre al minimo la parte di glutine. Nel pan di Spagna abbiamo bisogno di di pochissima forza, di pochissimo glutine, perché non abbiamo bisogno di elasticità, ma anzi abbiamo bisogno di fragranza, e quindi aggiungiamo una parte di amido o di fecola nel nostro pan di Spagna.
pizzico di sale, delle mandorle in polvere, mandorle bianche senza tostare, ridotte in polvere, vedete? Aggiungiamo al nostro pan di Spagna. Allora, vi faccio vedere la struttura del pan di Spagna. Il pan di Spagna è una massa montata, leggerissima. La leggerezza è data appunto da come monta l'uovo, e il tuorlo d'uovo, che è un emulsionante naturale, lo rende ancora più spugnoso, più spumoso. Quindi per quello io aggiungo sempre un tuorlo in più quando faccio questo tipo di pan di Spagna. Aggiungiamo all'interno le nostre farine, quindi la mandorla con la fecola. Allora, qui ci sono 45 grammi di farina, 25 grammi di fecola e 40 grammi di mandorle. Quindi dovete miscelare piano piano senza smontare il prodotto, dal basso verso l'alto. Questa somiglia molto a una pasta savoiardo, è molto leggera. Abbiamo questa teglia in silicone forata per dare già la forma della nostra delizia. Chiaramente va bene anche qualcosa di alluminio concavo. È molto importante avere una panna molto, molto ricca, molto profumata di limone. Quindi questa la potete anche realizzare la sera prima magari. Noi a volte riempiamo anche un giorno, due giorni prima, le nostre caldaie con la panna fresca, mettiamo dentro la buccia del limone. Naturalmente noi abbiamo una macchina che i limoni ce li sbuccia in automatico e facciamo molto più velocemente, non proprio col coltellino, devo dire la verità. Siamo di Tramonti. Ah, ecco. Allora, qui aggiungiamo lo zucchero, 10%, questo è 1,5 litri di panna, quindi aggiungiamo 150 grammi di zucchero. Allora, nella nostra bacinella adesso mettiamo la crema pasticcera, limoncello, qui ho messo un 50 grammi di limoncello in questa crema che era 800 grammi, mettiamo 200 grammi circa di crema pasticcera, poi il gusto è molto soggettivo perché chiaramente se uno vuole una crema più ricca di limone potrebbe aggiungere 100 grammi in più, 50 grammi in meno, è una questione anche di gusti. Diciamo che sulla crema pasticcera io mi regolo la metà di crema di limone, quindi se mettete un chilo di crema, mezzo chilo di crema al limone. Quindi misceliamo, adesso dobbiamo aspettare un attimo che la panna sia montata e questa è la nostra crema base per la farcitura. Nel frattempo io qui ho già preparato e ho fatto già raffreddare la mia bagna, la bagna per la delizia. Quindi la bagna per la delizia bastano per esempio 250 grammi di acqua con 100 grammi di zucchero e aggiungiamo un 100 grammi, 120 grammi di limoncello. Adesso qui nella stessa forma, una volta che i pan di Spagna sono ben freddi, andiamo a farcire, ok? Andiamo a riempire con circa 30-40 grammi di crema. Poi andiamo a inzuppare con la bagna al limoncello, naturalmente. Allora, la crema che ci rimane aggiungiamo altra panna ed andiamo a diluire con la panna con latte fresco. Quindi con questa crema e panna andremo a prepararci la salsa che ci servirà poi per glassare le nostre delizie. Chiaramente la densità la dobbiamo stabilire, tutto è dato dalla densità della crema pasticcera, qui dobbiamo fare una salsa che non deve cadere, deve essere molto liscia. Ecco la delizia al limone, eccola qui. La si immerge completamente all'interno. Sì.
Ecco qui,